27 il giorno della memoria e il Comune di Napoli con tante istituzioni culturali e con la stessa comunità ebraica ha costruito un intenso programma che va ben oltre una sola giornata ma investe un'intera settimana. Abbiamo scelto come luogo centrale di iniziative di incontro soprattutto con i giovani della città, appunto nel segno della memoria, il convento di San Domenico Maggiore, dove abbiamo in corso questa bellissima mostra sul giocattolo che tra l'altro è dedicato a Ernest Lossa, un bambino romeno che fu vittima degli esperimenti eugenetici dei nazisti, quindi ci sembrava un luogo ideale appunto e non a caso l'abbiamo chiamato questo luogo per svolgere questi eventi, il luogo del gioco della memoria. E quindi il nostro obiettivo è di coinvolgere in particolare i ragazzi e i giovani di Napoli in questo gioco della memoria.